Uè, Vito, auguri per domani. Ciao, Peppino, grazie. Vito Licata? Voi? Quanto vuoi per lasciar perdere l'Hotel Regina? Quanto voglio? Sì. Di tu la cifra. Commendatore Callegaris, anche se rinuncia alla gestione dell'albergo, il carbone non ve lo dà l'Hotel Regina. Non ve lo darà mai. Troppo male ci avete fatto a quel povero uomo. Buonasera. Queste sono cose che non ti riguardano. Accetta il mio consiglio. Lascia perdere. Ci avete i più belli alberghi di Lido Ligure. Lasciate perdere voi, Regina. Tutta Lido Ligure ti farà la guerra. E io un guerriero sono. Lascia perdere. Altrimenti cosa? Mi state minacciando, Callegaris? Ti sto dando un consiglio d'amico. A me non ne faccio della vostra amicizia. Tu sei un terrone e devi stare al tuo posto, hai capito? Ti devi accontentare di fare il capocantiere da quella bagascia della vedova Schivo. Non ti permettere di offendere mia cognata, spezzaremi! Non mi mettere le mani addosso! Sturati bene le orecchie, Babbasone. Questo terrone di nessuno ha paura, neanche di te. Non finisce così, sai. Buonanotte. Africa! Vito. Lo sapete, chi c'è? Ti sei spaventata? Le caramelle che ti piacciono tanto ti ho portato. Tieni. Chi era quell'uomo? Cattivo sembrava. Nessuno, era Gioia. Che fai? Che senti? Hai ancora il suo profumo addosso. Non è profumo, è puzza di prepotenti e superbi. Ma prepotenti e superbi babbasoni sono. Però ti ha detto che non è finita qui. E ti chiamò Africa. Quello che mi minacciò, uno scimunito era. Vieni, bella mia. Andiamo a casa. Domani, il giorno più bello della mia vita, eh. E nessuno me lo deve guasciare. Il cielo stellato.